al centro del, di quello che ho scritto c'è un parallelo con il modo di lavorare di Jackson Pollock. Jackson Pollock, sapete come lavorava su grandi tele che disponeva sul pavimento e faceva camminava sopra e soprattutto attorno alla tela, facendo sgocciolare il colore in maniera che le gocce cadessero in maniera molto relativamente incontrollata, in termini molto ben controllata. Ma soprattutto quello che mi interessa è il fatto che dalla sua stessa descrizione e dalle testimonianze che lo conosceva, nell'atto del realizzare queste opere lui facesse una sorta di danza, una sorta di trance creativa, per cui finché dipingeva era completamente dentro al meccanismo e poi improvvisamente si fermava e diceva bene, è finito. E in quei momenti non sentiva niente altro. Allora questa tecnica di improvviso, appunto, che caratterizza il lavoro di Pollock ha delle assonanze e a un certo punto se ne è reso conto anche lui con la calligrafia cinese, la calligrafia espressiva cinese. Il calligrafo espressivo cinese non prepara nulla, non progetta, si pone davanti al foglio, cerca di fare il vuoto, di essere presente nel presente e poi parte. Il calligrafo cinese deve realizzare il suo lavoro in una sola sessione, in certi esempi addirittura con una sola pennellata che non deve fermarsi, che si ferma quando si esaurisce l'inchiostro. Non per tutti i generi di calligrafia, ma alcuni sono pensati in questo modo. Cosa si trova a sé di tutto questo? Beh, al di là del fatto che noi sappiamo che da Rossella ha frequentato il pensiero Zen e la pratica degli Qigong, il Qigong di Qigong, secondo me, lo vogliamo pronunciare, e che ai seminari di Darmstadt il cuore del serialismo progettuale della musica contemporanea lei frequentava David Tudor, e David Tudor era il pianista che eseguiva John Cage, e John Cage è stato colui, diciamo, nel mondo intellettuale occidentale che ha introdotto lo Zen nelle arti in Occidente con modalità diverse da Pollock, però qualcosa di comune che va in quella direzione. Ora, in che senso, che parentela c'è tra Page in questo senso, la Rosselli e lo Zen? Beh, io trovo molto rivelatoria una frase che scrive in Spazi Metrici a proposito del suo uso della macchina da scrivere. La macchina da scrivere, che dice, permette al suo pensiero di andare più veloce della luce senza essere rallentata da problemi, dalla lentezza della scrittura. Perché interessa che il suo pensiero possa procedere più veloce della luce? E anche questa sua particolare tecnica, tra virgolette, metrica, dell'andare a capo in un certo modo, come lei descriveva in Spazi Metrici, a cosa serve? Beh, io credo che serva proprio per poter cioè per creare un gioco di improvviso che in realtà non è imparentato se non molto lontanamente con cose analoghe che provavano a fare i surrealisti, che è chiaro di aver sperimentato e poi abbandonato e non ho nessuna difficoltà a credere. Perché il gioco che facevano i surrealisti cercava di tirare fuori l'inconscio, ma anche credo che l'inconscio l'hanno sempre potuto passare sulla, non è quello il punto. Il punto è piuttosto entrare nel flusso. Quello che fa il libro di mutamenti, di Cinque, non è una divinazione in senso occidentale, sono una serie di suggerimenti per entrare nel flusso, essere in sintonia con le cose.
Allora, la scrittura del Rosselli è una scrittura di sintonizzazione con le cose. Il suo improvviso è questo modo, che ovviamente in vari momenti della sua vita si è manifestato in forme diverse, di scorrere. Perché non vuol dire che non si potessero correggere le cose che facevano. È vero che l'improvvisatore musicale, per esempio, non può correggere. Ascoltate un jazzista che improvvisa, è andato, ma l'improvvisatore musicale non lo puoi neanche ascoltare, se non nei dischi, che però sono una cosa, cioè l'improvvisazione si fa qui, ora, presente, viene vissuta tra me e voi. No, e infatti Pollock aveva la possibilità non tanto di correggere quello che aveva già fatto nella sua tecnica, quanto di ripassarci, di coprire, di aggiungere altre linee che modificano il senso di quelle già stese. E in questo senso Rosselli correggeva, certamente. Però quello che anche nelle varie versioni delle sue cose non viene corretto è proprio lo slancio totale, questo senso di improvviso, di avanzamento. A volte si trovano parole migliori, ma non cambiano l'andamento complessivo. Ecco, questo è un po' il